Benvenuti a una nuova edizione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo i titoli. È morto l'anziano travolto ieri pomeriggio a Lambrate mentre attraversava le strisce pedonali. Milano piange il 12° pedone vittima della strada, un elenco che sembra non avere fine. Da oltre 2 mesi due magentini si trovano nelle carceri del Liechtenstein. Avevano tentato di entrare nel Principato con 800.000 euro in banconote false, allertata la Farnesina. Scambio durissimo tra il sindaco di Milano Sala e il ministro Santanchè con accuse reciproche di strumentalizzare le vicende israeliane. Entrambi invitano l'altro a vergognarsi. I prezzi alti delle case cominciano a danneggiare anche i proprietari. Secondo gli esperti il mercato è cambiato, i costi a Milano sono anacronistici, si rischia di non vendere più niente. Fanno passi avanti i progetti di Inter e Milan per costruire stadi fuori da Milano. Anche se cadesse il vincolo sul Meazza, difficilmente si tornerà sull'idea iniziale per il quartiere San Siro. Siamo purtroppo a rendervi conto dell'ennesimo incidente mortale sulle strade di Milano. Per la verità l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, la vittima è però morta questa mattina. Si tratta di un anziano di 83 anni travolto mentre attraversava la strada sulle strisce a Lambrate. Non ce l'ha fatta l'83enne che giovedì pomeriggio è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazza Gobetti, zona Lambrate. L'anziano è morto all'ospedale policlinico venerdì mattina dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118 che avevano già giudicato le sue condizioni molto gravi. La procura di Milano ha fatto sapere che aprirà un fascicolo per omicidio stradale sulla morte dell'83enne. Il PM di turno Maria Giuseppina Gravina aprirà l'inchiesta per procedere a tutti gli accertamenti, tra cui l'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 12 ottobre all'incrocio tra Piazza Gobetti e Via Montenevoso. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto dall'auto, che ha centrato poi un altro veicolo e ha finito la sua corsa contro 4 altre macchine parcheggiate. Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza del 118, l'83enne era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico, dove gli hanno diagnosticato un gravissimo trauma facciale. Ma è solo l'ultimo episodio della scia di sangue che sta interessando negli ultimi mesi le strade milanesi. Dall'inizio dell'anno sono infatti 12 i pedoni che hanno perso la vita investiti da automobili. L'ultimo, solo 5 giorni fa, un uomo di 48 anni morto travolto da un bus in viale Fornarini. La prossima storia di cronaca ci porta addirittura nel Principato del Liechtenstein. Lì sono finiti seriamente nei guai due magentini trovati con quasi 800.000 euro in banconote false in macchina. Due magentini di 57 e 58 anni sono stati arrestati in Liechtenstein, dove la polizia di frontiera li ha trovati con 770.000 euro che secondo le autorità sono falsi. I fatti risalgono alla piena estate, era il 4 agosto quando i due sono entrati in carcere nel Principato, dove si trovano tuttora in attesa dell'iter giudiziario. Nell'autovettura su cui stavano tentando di entrare nel Principato, infatti, gli uomini della polizia del Liechtenstein hanno trovato banconote false per un valore di quasi 800.000 euro. Una scoperta che ha lasciato basiti i militari subito. I due uomini sono stati arrestati e portati in un carcere del Liechtenstein, stato dell'Europa centrale racchiuso tra Svizzera e Austria, che conta appena 37.500 abitanti. La polizia, nei suoi atti ufficiali, ha comunicato di aver arrestato due sospettati per possesso e importazione di denaro contraffatto, due uomini di età compresa tra 57 e 58 anni. I due sono stati controllati dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere proprio mentre entravano nel paese al valico di frontiera di Rügel. Durante la perquisizione del veicolo è stata trovata della moneta falsa per un totale di 770.000 euro. La Polizia di Stato ha così avviato le indagini su richiesta della Procura del Liechtenstein e il Tribunale regionale ha emesso un ordine d'arresto per i due. I magentini si trovano ancora in cella e non si capisce quando scadranno i termini per la carcerazione. Ad accendere i riflettori sulla loro condizione è il legale di uno dei due arrestati, Roberto Grittini, di Abbiategrasso, che ha già informato del fatto la Farnesina. In particolare, secondo la difesa, i due sono stati isolati in cella senza ore d'aria e sono stati sottoposti quindi a un regime di carcere durissimo.
Proprio per questo motivo, oltre che per la questione penale, Grittini vuole andare fino in fondo alla vicenda e annuncia già un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Procura di Milano ha indagato 5 persone ritenute responsabili di falsa attestazione. Il sodalizio criminale dietro pagamento da 250 euro agevolava le persone che volevano un rilascio rapido del passaporto, insomma una sorta di bagarini della prenotazione, che però, secondo le accuse, sfruttava una banca di dati personali illecitamente acquisita. Si ritiene che il profitto si attesti attorno ai 300.000 euro. Emergono nuovi dettagli dopo gli arresti per l'omicidio di Paolo Salvaggio, ricorderete, era venuto a Buccinasco. Sentiamo. Si era rifugiato ai confini nord del Magentino, a Inveruno. Il 46enne è arrestato con l'accusa di essere complice dei killer di Paolo Salvaggio, ucciso per strada a Buccinasco nell'ottobre del 2021. Si tratta di Benedetto Marino, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che dopo il delitto si era stabilito nel Catanese, dove è stato localizzato e catturato dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe fatto da autista a uno dei killer dopo che questo aveva abbandonato lo scooter usato per l'esecuzione. A fare luce sull'omicidio di Salvaggio, elemento di spicco della criminalità milanese con importanti contiguità e relazioni sia con la cosca andranghetista dei Barbaro Papalia che con i superstiti del clan dei Catanesi legato al boss Angelo e Paminonda, sono state 2 anni di complesse indagini, ricerche svolte dai militari del nucleo investigativo di Milano sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia. Il delitto non sarebbe riconducibile a scenari di 'ndrangheta e criminalità organizzata e sarebbe quindi slegato da dinamiche associative o di controllo del territorio. Gli inquirenti lo ascrivono infatti a vecchi dissidi maturati nell'ambito della criminalità comune. L'esecuzione era avvenuta alle 10 del mattino, un orario non casuale perché la vittima, che era ai domiciliari, aveva il permesso per uscire di casa tra le 10 e le 12. Successivamente Marino, alla guida di una Peugeot parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio, avrebbe garantito la fuga di uno dei killer che aveva abbandonato in un'area campestre lo scooter usato per l'agguato. Subito dopo l'arresto dell'inverunese sono state effettuate anche 8 perquisizioni domiciliari in provincia di Milano nei confronti di altri soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nell'omicidio. Le indagini proseguono per arrivare ai 2 esecutori materiali del delitto. La politica, con uno duro scontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la ministra Daniela Santanchè, a far scontrare le 2 personalità politiche le varie manifestazioni di solidarietà in questi giorni per i fatti che hanno colpito Israele. Cambiano gli attori, i contenuti non troppo. Le bandiere di Israele e della pace appese martedì mattina sulla facciata di Palazzo Marino continuano a far discutere. Dopo il botta e risposta tra il sindaco Beppe Sala e il presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarak, questa volta il primo cittadino è finito nel turbine delle polemiche, innescato nel corso di una manifestazione a favore di Israele dalla ministra del turismo, Daniela Santanchè, che lo ha accusato di ambiguità. Il sindaco Sala è stato ambiguo. Oggi la bandiera deve essere quella di Israele, senza se e senza ma, e non deve permettersi di dire che nessun membro della comunità ebraica strumentalizza questa questione per questioni politiche. È inaccettabile. Oggi non bisogna avere ambiguità. Rapida la risposta di Sala, affidata al suo profilo Facebook. La ministra Santanchè, scrive il primo cittadino, ha aizzato i manifestanti dicendo che mi devo vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele. Vorrei sommessamente far notare alla ministra che la decisione di esporre le 2 bandiere è stata presa dal Consiglio Comunale, anche con il voto a favore dei consiglieri del suo partito. C'è una sola cosa di cui dobbiamo vergognarci noi tutti, conclude il sindaco, che il nostro paese abbia una ministra come la Santanchè. Intanto, nella serata di giovedì, le 2 bandiere sono state rimosse, spiegano da Palazzo Marino, per una questione di cerimoniale che impone di esporre la bandiera di un altro Stato solo in determinate circostanze, come ad esempio la visita di una delegazione e solo per breve tempo. Intanto sul tema si è espresso anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha voluto smorzare un po' i toni. Io credo che in questo momento ci si debba concentrare nel dimostrare il nostro sostegno incondizionato a un
un paese che è stato aggredito in una maniera vergognosa da atti che sono inqualificabili, sono atti terroristici di persone che non hanno il minimo rispetto della vita umana e della convivenza civile. Credo che questo sia il momento in cui bisogna far sapere che tutto l'Occidente è con Israele. Voltiamo pagina, l'economia, i prezzi delle case a Milano restano alti, ma ora ad avere le conseguenze negative non sono più soltanto chi vuole acquistare a casa, ma gli stessi proprietari. Perché? Perché le compravendite stanno rallentando, insomma, con questi prezzi sembra che non si riuscirà più a vendere niente. Da un lato i costi del mattone, dall'altro il crescente fabbisogno abitativo dei cittadini con il caro affitti che esclude sempre di più una parte di popolazione costretta a cercare casa fuori Milano, il tema dell'abitare è sempre più attuale ed è stato al centro del convegno che si è tenuto a Palazzo Pirelli organizzato dal Partito Democratico, in cui si è cercato di immaginare un modello futuro per città più coese e inclusive in cui tutti possano trovare una casa. Tra i temi affrontati, quello delle compravendite nella città di Milano, il cui trend al momento risulta in rilento per diverse problematiche. I motivi di questo, diciamo, calo delle compravendite sono dovuti essenzialmente a due fattori principali. Uno è l'aumento, che ormai si sa, del tasso sui mutui, che sta influenzando molto questo mercato. E l'altro fattore è il fatto che i prezzi non sono ancora diminuiti e dunque il fatto che il prezzo tenga, i proprietari di casa ancora ancorati ai prezzi del 2022 tengono duro su una posizione che oggi non è più reale perché il mercato ormai è cambiato. Dall'altro lato però continua il boom degli affitti, in molti casi infatti è più alta la domanda dell'offerta. Le locazioni a Milano sono in continua ascesa per due motivi: uno, perché comunque è una città che attrae molto, è una città altamente attrattiva, dato anche dal fatto che parte delle persone che erano intenzionate ad acquistare una casa impedita in ciò migrano sulla locazione, peraltro non trovando collocazione, perché in questo momento a Milano più del 70% degli immobili sono in affitti brevi, quel poco che rimane hanno dei canoni altissimi, dunque Milano è diventata praticamente per i più una città impossibile da vivere. Durante la giornata si è parlato anche del tema dei cantieri e dei costi di costruzione che sono aumentati, tra le cause principali lo scoppio della guerra in Ucraina. La situazione è evidentemente stata molto stressata da l'aumento della domanda di materiali conseguentemente alla partenza dei cantieri legati al superbonus, inizialmente nella seconda metà del 2020 e poi successivamente dal febbraio del 2022 con quello che è successo col conflitto in Ucraina, che ha evidentemente fatto aumentare, oltre al costo del materiale, anche il costo dell'energia, con tutte le ricadute legate al appunto anche ai costi per l'approvvigionamento dei materiali per i cantieri edili. Dal mercato immobiliare alle case popolari, oggi sono state rese note le nomine dei nuovi presidenti di zona dell'Aler. Abbiamo intervistato quindi il nuovo presidente di Aler Milano e l'ex vice sindaco di Pavia, Matteo Mognaschi. È un momento complicato per essere in politica e avere a che fare con il tema della casa. Milano è l'epicentro di un terremoto le cui scosse si fanno sentire un po' in tutto il paese, la città da cui è partita la rivolta delle tende studentesche e dove, una settimana sì e l'altra pure, il patrimonio dell'edilizia pubblica finisce sotto la lente di ingrandimento. È in questo clima che il valzer delle nomine regionali ha fatto suonare le sue note. Parliamo nello specifico di Aler Milano, la sezione dell'azienda regionale che in città detiene un patrimonio di circa 70.000 alloggi nella sola area metropolitana e che da oggi ha una nuova guida. Si tratta del leghista Matteo Mognaschi, classe 1987, già vice sindaco ed assessore alla cultura di Pavia dal 2013. Ringrazio il presidente Fontana, il movimento che mi ha nominato e insomma sono contento di questa e soddisfatto insomma di questa nomina, che insomma sicuramente sarà bella, importante e molto impegnativa.
Già, perché, come dicevamo, con gli onori arrivano anche gli oneri e nell'emergenza abitativa le case popolari possono essere un punto d'appoggio davvero importante. Può essere molto di aiuto, poi stiamo parlando di Aller Milano con tutta la sua importanza e complessità, quindi insomma sarà anche una macchina molto importante da studiare, da capire. Il tema della casa Milano non è da oggi, è da 20-30 anni o anche di più che c'è, quindi comunque ci sono dei macro trend che non sono dei trend della singola consigliatura o legislatura regionale o comunale che sia, quindi sicuramente sono dei macro trend, però insomma per rispondere nel merito prima voglio insomma prendere possesso della funzione e capire bene quanto è stato fatto e quali sono diciamo le priorità e le emergenze. La sanità e i problemi legati alla carenza dei medici, ne abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione dei Medici di Base della Biatense Magentino, con cui abbiamo affrontato anche il tema delle case di comunità. Aspettiamo le case di comunità, che però non devono andare a fare concorrenza agli ospedali, anzi dovranno lavorare in sinergia. Questo è il senso della sanità territoriale e anche di come questi istituti potranno lavorare sul problema della mancanza di medici di base. È chiaro nel suo pensiero Giampiero Montecchio, presidente dell'Associazione dei Medici di Medicina Generale del Magentino e della Biatense, che esprime proprio il punto di vista dei dottori. Di fronte ai prepensionamenti non c'è stata una formazione adeguata di colleghi e è vero che adesso anche la nuova struttura delle case di comunità con il progetto del PNR sono tutte problematiche che devono dopo aver messo sulla carta la teoria, ma messa la pratica. Non sono bei progetti che devono essere realizzati, possono avere un futuro realistico, sempre nell'ottica che la casa di comunità non diventi un'entità contrapposta all'ospedale. Per Montecchio però la soluzione alla mancanza dei medici di famiglia potrà essere trovata solo nel lungo periodo, motivo per cui è necessario agire con iniziative non convenzionali. Le ultime messe in campo dalla regione lo soddisfano. Il problema grosso è che abbiamo i contenitori, ma dobbiamo mettere i contenuti, e i contenuti sono il personale. Il problema del personale, sia infermieristico che medico, è un problema molto grosso. Non si risolverà probabilmente in pochi anni, perché comunque per formare dei medici che possono arrivare sul territorio, stante l'attuale normativa, ci vogliono comunque degli anni. So che la Regione Lombardia si sta muovendo per comunque ottemperare a queste problematiche, cercando di dare l'accesso anche agli specializzandi del corso di medicina generale, quindi l'accesso alla possibilità di iniziare ad aprire l'ambulatorio, avere i pazienti. Questo può essere una soluzione che potrebbe, non dico risolvere, ma comunque compensare la problematica. Sembra sempre più lontano da Milano il futuro dei club calcistici di Milan e Inter. Anche la battaglia del Comune di Milano per cercare di togliere il vincolo che impedisce la demolizione dello stadio di San Siro potrebbe rivelarsi inutile. Vediamo perché. Il viaggio è uno di quelli poco confortevoli, continue frenate, improvvise accelerazioni, una destinazione non ben definita, mentre il paesaggio fuori dal finestrino cambia, al pari dell'umore, da quello milanese a quello dell'Interland. Cresce la concretezza che Milan e Inter stanno dando ai progetti dei loro stadi, tra San Donato e Rozzano, il tutto per lo sconforto del Comune di Milano che solo pochi giorni fa ha dato una sorta di ultimatum alle squadre perché chiariscano le loro intenzioni entro 4 mesi, e i club hanno replicato non solo a parole ma anche con i fatti. L'Inter ha fatto circolare i primi rendering del suo nuovo stadio, così come avevano fatto i cugini rossoneri solo poche settimane fa. A Rozzano, in tempo per la stagione 2028-2029, dovrebbe infatti sorgere un impianto da 70.000 posti immerso in un'area verde aperta al pubblico e una cittadella sportiva. Eppure per l'Inter questi passi non sono per forza una
addio all'area di San Siro. Il comune, che ha annunciato di voler ricorrere contro il vincolo sul secondo anello, spera ancora che i club, o almeno uno di essi, possano ripensarci. Scenario che non è poi così inverosimile, almeno a sentire le parole dell'amministratore delegato nero-azzurro Alessandro Antonello. Verrà scelto il progetto che avrà un'esecuzione più veloce, ha infatti affermato. Per cui, se l'iter del ricorso contro il vincolo dovesse risolversi in tempi rapidi, cosa tutt'altro che scontata, i nero-azzurri potrebbero anche pensare a un ritorno a San Siro. Ma un ritorno a che cosa? Al progetto iniziale con l'abbattimento del Meazza o a una sua ristrutturazione? Su questo punto le parole di Antonello sono cristalline. La riqualificazione di San Siro non è mai stata nei nostri piani. Resterebbe quindi da capire se i nero-azzurri tornerebbero al progetto originale da soli o in compagnia dei rossoneri. D'altronde, il progetto di demolizione del Meazza era stato presentato come realizzabile solo dall'unione degli sforzi, soprattutto economici, dei due club. Ma sul fronte rossonero le porte sembrano ormai chiuse. Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo, ha affermato il presidente Paolo Scaroni. Un impianto che diventi iconico come San Siro, di cui, aggiunge il numero uno rossonero, ci piaceva l'ipotesi, decisamente meno costosa, ma che non avrebbe dato quel senso di identità che ci darà il nuovo stadio. Se non è una pietra tombale questa, ci assomiglia parecchio. Abbiamo aperto il telegiornale parlando di sicurezza stradale con la morte del pedone investito ieri pomeriggio a Lambrate. Chiudiamo occupandoci di chi continua a chiedere una Milano vivibile, soprattutto per le biciclette. Legambiente ha proposto una biciclettata guidata per dimostrare che anche a Milano si può andare in bici. Si chiama Mille Mila Bici ed è la grande pedalata cittadina gratuita aperta a tutte e tutti che il 22 ottobre prenderà il via a Milano in Piazza del Cannone, un evento organizzato da Legambiente Lombardia per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile e a misura d'uomo, dove le auto non sono le uniche protagoniste della strada. Abbiamo voluto fare come Legambiente Lombardia questa manifestazione, questa pedalata per le vie di Milano, per dire che andare in bicicletta è importante. Una città come Milano non può prescindere da una mobilità diversa e nella mobilità diversa bisogna inserire anche la bicicletta. Un evento che vuole avvicinare i cittadini all'utilizzo della bicicletta per incentivare la ciclabilità della città di Milano, che negli ultimi anni sta provando a cambiare forma, dando sempre più spazio a forme di mobilità sostenibile. Milano sta facendo grossi investimenti in infrastrutture, forse quello che manca è proprio la comunicazione. Cioè le persone non sono sufficientemente coinvolte nelle scelte sia politiche sia quindi anche infrastrutturali dell'amministrazione. Iniziative come questa, come Mille Mila Bici, dovrebbero riuscire un po' a far andare in bicicletta anche quelli che normalmente per tanti motivi non vogliono o non possono andarci. I tempi sono maturi, c'è sempre più gente che va in bicicletta e quindi è necessario che ci sia una rete maggiore, non necessariamente tutta protetta, basta che si incominci a ragionare su un canovaccio che possa essere utile e condiviso con tutti i veicoli che frequentano la strada. Testimonian dell'evento sarà Ilaria Fiorillo, creatrice della pagina Instagram di Milano in bicicletta, che ha saputo raccontare una città diversa mostrando il lato bello dell'andare in bici proprio nella città di Milano. Andare in bicicletta ci permette di avere tanti benefici, tra cui restare in forma, non inquinare, arrivare prima dove vogliamo andare senza creare congestione nelle città che sono già, diciamo, troppo piene di automobili. Diversi anche gli sponsor dell'iniziativa, che condividono i temi che stanno alla base dell'evento, dalla salute al benessere fino alla sostenibilità ambientale. Non potevamo perderci, mettiamo così, una manifestazione come la Mille Mila Bici, cioè la pedalata nel cuore di Milano, in cui possiamo proprio sfruttare questo parallelismo per ricordare alle persone quanto sia importante prendersi cura della propria salute, del proprio cuore e abbinare quindi alla prevenzione uno stile di vita sano e attivo. Ci rendiamo conto che l'emergenza ambientale ce lo impone, siamo a quasi metà ottobre e siamo in giro in maglietta, giacca, camicia e quindi il clima qualcosa ce lo sta dicendo, la natura qualcosa ce lo sta comunicando e dobbiamo fare qualcosa. Termina qui l'edizione Milano, tra poco il meteo, poi ci ritroveremo con l'edizione Pavia.